Bentornati su Top Gamer Italia, bentornati a Ghost of Tsushima. Qui siamo al bivio che vi ho detto nello scorso video, dove vi farò vedere che anche osservando il cavo ci dà uno di questi segmenti e subito dopo lo uccideremo e ci darà un altro segmento. Quindi, se avete la possibilità, vi conviene per prima cosa spiarli e poi ucciderli in modo da prendere due segmenti con lo stesso nemico. Questo è il bivio di cui vi ho parlato nello scorso video. E secondo segmento con lo stesso capo. E da qui ci spostiamo e andiamo al dojo di Sensei Ishikawa per terminare il racconto. E con l'ultima missione che è la via dell'arco. Prima di parlare con il sensei, sono andato dalla costruttrice di archi per potenziare l'arco corto. Vedrete che nello scontro Sanai. ci guadagniamo un bel po' di danni con una singola freccia.手遅れになる前に日吉の家を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれど地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を蒙古にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ、用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き、矢を置き。堺、聞こえたか。Niente, Sensei Ishikawa一冊。ci spiega come aggira Tomoe, che la conosce bene in quanto sua allieva, e attaccheranno in forze la fonte che abbiamo difeso l'ultima scuola. Vedete quanti danni fa adesso l'arco? Con una singola freccia la one shot ai cristiani. E come avete visto, ci attaccano praticamente subito dopo. Vedete come muoiono? Adesso lo dovevo schivare, mi sono andato a incastrare, peccato. Non riesco a uscire. Rotolavo come un matto. Sì, sei forte, sei forte. Aspetta che torna e vediamo. Dove cazzo arrivano quelle frecce? Io ancora non l'ho capito. Abbiamo messo anche il talento che rallenta il tempo quando lanciamo le frecce. One shot. Chi è che lancia le frecce? Ancora non lo vedo, che cazzo è? Questo è un difensore, abbiamo anche appreso la forma dell'acqua dovrebbe essere, se non mi sbaglio. Facciamo un bel triplo triangolo. Palle questo con la lancia. Abbiamo le frecce. Chissà perché Sensei Ishikawa sta lì, non gli arrivano frecce, io come tiro la testa fuori. No, giù! E mi volano le frecce sopra la testa, va? Ecco qui i kunai. Sono morti tutti. In parole povere, in questa missione dovremo superare un assalto di nemici che avverrà in forze alla fonte. Quindi
Noi ci andiamo ad appostare nella posizione migliore secondo il maestro e difendiamo questo centro cittadino, Fonte Yoshi. Bravo, tu cazzo vai, sali su. Seguiamo il maestro che ha fatto la finta. Seguiamo il maestro fino alla zona e difendiamo tutti quanti i cittadini di Fonte Yoshi dall'attacco. Come sempre possiamo interagire per saperne di più sui personaggi tramite i dialoghi. わしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う？村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。Durante il tragitto abbiamo incontrato questi cittadini, li abbiamo avvertiti di andarsene a nascondere tutti quanti nella locanda, in modo da non rompere i coglioni e stare di mezzo durante la battaglia. Ecco, come vedete ci sono tutte frecce puntate per terra, facciamo il pieno. Controlliamo. Controlliamo il terreno. C'è qualcosa che può esplodere, qualcosa che. I calabroni assassini. E possiamo dar fuoco a quelle cose lì. Perché adesso ci darà la freccia incendiaria. Freccia che brucia. Freccia infuocata. Molto benissimo. Naraba sagatteite kudasai. Sonaero. Moku ga kuruzo. Yatsura desu. Yoshi. わしの弓術を解くと見るがいい。2 contro 1000。殺せ。一夜一冊で参る。Subito dopo partirà questo evento. Finirà solo con la nostra morte o con quella dei nemici. どうさもない。抜かるなよ。カイドウから来るぞ。お任せを。Preso. Non a fioccare frecce anche da su di me, si capisce da dove cazzo le tirano. Eppure a dire che c'è il televisore grosso. Conviene stare il riparo di quella. La pietra. Nonostante sia il primo tentativo stiamo andando abbastanza bene. Le palle gliel'ho tirato in faccia. Aia. Ecco, ha preso la pietra. Non si capisce dove cazzo sta quello con le frecce. Beh, non male come primo tentativo. Kaido kara kuzo. Omakase wo. Ripartiamo. Concentriamoci sugli arcieri questa volta. Ah, mi piace l'arco, eh. Bello proprio. Oh,
Lascio! Eccolo là. Prendiamo anche le provviste del mio. Ci è stato molto possibile. Ora fioccano frecce. Figlio della merda. Ripresa. Oh, uno con la... ci sta prendendo la mano, si vede. Ma solo sto stronzo con l'arco che non si capisce dove cazzo è. Eccolo là. Preso. Ora arrivano frecce. Da sopra arriva. Anzi, pure c'è lo scudo grosso. Minchia. Nelle palle. Pensaci tu, sensei, io sono mezzo morto. Preso. Abbiamo finito l'evento. È stato un bel evento. Comunque la difficoltà si fa sentire, però ci sto prendendo la mano. Parliamo col maestro. Cazzo stai? Finalmente vediamo la famigerata Tomoe. あ、やつめ長尾の旗を取れましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜け目。いや、馬鹿にしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博典だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？ かつての私は若く傲慢で無情だった。博典はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしおった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、 わしはすべての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？ Alla fine ci ha raccontato anche il motivo per cui ha lasciato, il vero motivo per cui ha lasciato il clan Nagao, che praticamente era stato screditato in quanto aveva avuto un allievo di merda come Tomoe. Secondo me fa schifo a scegliersi gli allievi. Hironori no tsumi mo tsugunaezu, Tomoe no kokoro mo kaerarezu. Shikashi, Hiyoshi no tami o sukutta no wa tashika desu. 新たな弟子と共にな。金田の木に来てくださ。ああ、無論だ。だが、この後、alla fine siamo riusciti a reclutare Ishikawa. Per questo video è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.